piacerebbe fare un ragionamento sull'Europa e quello che la storia ci racconta dei momenti in cui l'Europa è venuta fuori con una più grande spinta centrale e di iniziative, diciamo, a livello europeo, che purtroppo sono sempre seguite a delle crisi. La crisi di Lehman e quindi poi la creazione di un sistema di vigilanza europeo, la crisi dei subprime, famoso detto di Draghi, whatever it takes, e quindi la creazione di sistemi di acquisto del debito pubblico, cosa che in passato non aveva funzionato quando avevamo un'integrazione minore del sistema monetario europeo. Gli attacchi speculativi hanno portato alla rottura dell'equilibrio di cambio. Da ultimo, durante la crisi del Covid, che voi vi ricorderete che giravano delle vignette in cui l'Europa era finita, e invece poi l'Europa è riuscita a riscattarsi e a tirar fuori Next Generation EU, e quindi debito pubblico europeo, che era impensabile fino a poco tempo prima. Ora, purtroppo, al di là del Covid, vorrei sperare che non ci debba essere un'altra crisi per poterlo scardinare, questo tabù, ma anzi poter lavorare sul successo del fondo Next Generation, che poi si è tradotto in un PNR a livello nazionale, che però poi è andato a contribuire a investimenti a livello nazionale, mentre adesso la grossa sfida è contribuire a progetti a livello europeo.